E infine è stato ospite a Milano il presidente di Dagung, l'agenzia di rating che recentemente ha avuto l'autorizzazione da parte dell'ESMA di operare anche in Europa. Gli abbiamo chiesto, dopo averlo intervistato anche su Milano Finanza relativamente a questa nuova agenzia di rating che a breve effettuerà i suoi primi giudizi anche nei confronti delle istituzioni finanziarie europee e italiane, che cosa pensa della situazione del nostro paese. Penso che l'Italia, tra i paesi europei, sia stato quello che più ha pagato la crisi del debito europeo e che dovrà gestire questa situazione ancora per molto tempo per la sua grave esposizione al debito pubblico. Dovrà lavorare ancora molto per raggiungere una svolta epocale e uscire da questa situazione. Pensiamo e speriamo che Dagung Europe, che ha la sua base a Milano, dia un'occasione ai futuri investimenti bilaterali, dando più informazioni sull'Italia agli investitori cinesi e quindi favorire una futura ripresa economica italiana.